Comunque... Allora Davide, girato da questa parte perché la nostra telecamera è di là. Allora Davide, la cosa che abbiamo chiesto anche alla Righetti, questa grande reazione vostra l'abbiamo vista in campionato e poi la ritroviamo qua, ingresso aggressività, poi alla fine, alla lunga, è arrivata. Sì, non è stata la partita che mi aspettavo dal punto di vista della qualità, nel senso che attaccando non come sapevamo, con un'efficienza troppo bassa, abbiamo fatto una grande fatica a trovare il nostro ritmo e abbiamo messo un po' in crisi le nostre sicurezze, quindi è stata una partita difficilissima dove abbiamo dovuto inseguire sempre perché avevamo perso un po' di punti di riferimento, l'attacco ci aveva messo in crisi anche il muro difesa e da lì in poi è stata una partita un po' sempre a rincorrere. Quello che dobbiamo fare domani dopo una partita così intensa è mettere in campo la qualità che sappiamo, perché abbiamo fatto una partita incredibile dal punto di vista dell'intensità, però domani servirà oltre a questa intensità anche una qualità di attacco e poi degli altri fondamentali comunque superiore. La grande crescita della Piccinini durante tutto il match, ma anche quella dell'Ortolani nella seconda fase. Sì, siamo cresciuti piano piano, ci siamo ritrovati piano piano con gli attaccanti e abbiamo fatto una parte della partita gestendo troppi colpi, anche sulle palle alte non abbiamo tirato i colpi come sapevamo e in battuta non stavamo mettendo in difficoltà e quindi nasceva un pochino tutto difficile perché loro comunque rigiocavano facile e poi era sempre comunque tutto a inseguire. Soprattutto ecco, è iniziato a mettere un pochettino punti di riferimento anche a muro, perché la Pizzi è riuscita a tarare bene il posizionamento lasciando una palla sulla parallela, stampando molto bene la pliere, poi quando è entrata dentro Lucia Bosetti ha dato veramente un contributo devastante. Sì, Lucia ha fatto fatica all'inizio a trovare i colpi in attacco, poi è stata secondo me bravissima nel momento più difficile a essere coraggiosa e a tirare due o tre contrattacchi veramente importanti come sa lei. Peccato che non abbiamo cominciato così e lì abbiamo messo un po' in crisi le nostre sicurezze. Eh beh, certo, però c'è spazio per continuare. Sei comunque in ogni caso in finale. No, infatti. Che mi sembra. E come ha detto la Righetti, vuole Villa Cortese. Vuole chissà come mai, però. Non lo so, così è un caso. Forse lei ha ancora qui la partita dell'anno scorso. Io certo, perché ricordiamo che l'anno scorso però c'è stata Villa Cortese. Vabbè, e Bergamo non è uscita, diciamo, così bene. Però insomma avete trovato la finale, voglio dire. Come? Ho detto avete trovato una finale, sì, comunque sì, riproponiamo la finale, vediamo un po' che succederà nell'altro match che adesso troppo no, ci sarà. No, sono contentissimo anche perché oltre all'intensità che abbiamo messo in gioco anche una vittoria della squadra, perché Noemi è stata bravissima a entrare in campo, prendersi le responsabilità, Ezi, la Vasileva nella prima parte ha fatto molto bene in attacco e ho la fortuna di avere 12 giocatrici che sanno gestire sia i momenti importanti sia entrare e fare la differenza e hanno anche una grande grinta, bisogna dirlo, nonostante poi abbiano 20 anni. Ti volevo dire che sono arrivato un sacco di sms dove dalla capacità di poter rappresentare i muratori bergamaschi con la Righetti che è la muratrice più forte che c'è, anche tutti quanti i boscaioli di tutte quante le colline dei boschi sono veramente contenti perché la tua citazione voglio delle legnate, i boscaioli sono lì che stanno tirando giù le legnate sono arrivate. Complimenti, siamo Mazzanti, appuntamento a domani. E noi invece adesso